Ehi là ragazzi, buongiorno, buona domenica a tutti. Io mi sto mangiando un cioccolatino. Abbiamo regalato ieri le calze ai bambini e abbiamo approfittato a prendere pure qualche cioccolatino noi. Da nonno, insomma, si può fare ogni tanto. Allora, di cosa vogliamo parlare oggi? Oggi vogliamo parlare di fotoperiodo. Naturalmente, il consiglio che io do, vedo su Facebook, magari in qualche gruppo, già qualche uovo deposto, qualche piccolo nato. Io consiglierei, naturalmente ci sono molti colleghi allevatori che hanno delle condizioni per poter fare tutto questo. Quindi se non le avete voi le condizioni per fare tutto questo, anche perché hanno detto che fra non molto, nei prossimi giorni ci sarà il vero inverno, quindi arriverà il vero freddo, cerchiamo di tenere a bada i canarini. E quindi il fotoperiodo è importante perché? Perché è vero e va bene anticipare di poco la riproduzione, anticipare di molto secondo me è un attimino sbagliato, anche perché spesso e volentieri i mesi di febbraio, ma anche marzo, abbiamo i colpi di coda d'inverno e quindi in quel momento la femmina magari per il troppo freddo, e naturalmente tutto questo è subordinato appunto dal luogo dove alleviamo, dove abbiamo le eventuali coppie. Io vi faccio vedere stamattina quello che io faccio in allevamento, il mio fotoperiodo, e naturalmente poi lo si può condividere o meno, però è un'ottima idea. Io, come già sapete, come ho detto più volte, parto 20 giorni prima. Se noi prendiamo in considerazione il 19 marzo, periodo in cui dovrebbero partire le riproduzioni, io parto esattamente 20 giorni prima, 25 giorni prima, quindi intorno al 20-25 febbraio, e mi trovo bene, ormai lo faccio già da parecchi anni. Vi ricordo che il mio ambiente è quasi naturale, nel senso che è come se fossero all'esterno, sono un po' più, sicuramente sono più riparati, però c'è il tetto che è completamente aperto e quindi il freddo c'è. Venite con me, vi faccio vedere un po' quella che è stata l'impostazione che ho fatto ieri in allevamento. Sono appena partito con le lampadine e i neon LED, e quindi vi faccio vedere come faccio io. Nel frattempo mi gusto questo cioccolatino in questa pausa di un attimo. Approfitto a farvi vedere una parete che ci siamo apprestati già a lavare con le relative gabbie, voliere naturalmente, e poi naturalmente andrà lavato man mano tutto quanto. Ma veniamo all'argomento del giorno, che secondo me è interessante. Allora, questo è il nuovo apparecchio che abbiamo impiantato quest'anno. Naturalmente andiamo sempre alla ricerca di apparecchi all'avanguardia e ottimi. Ah, naturalmente poi ognuno di noi guarda anche quello che è il prezzo, e quindi ad un prezzo inferiore e naturalmente il prodotto è buono. Ecco qua. Allora, non so se si vedono le immagini. Un attimo solo. Allora, andiamo dall'inizio. Oggi l'alba alle 6:57, il tramonto alle 16:32. Totale ore di luce oggi 9 ore e 35. Il contatore è il primo giorno di 45 giorni, quindi è impostato 45 giorni. Fra 45 giorni saranno 12 ore e 31 minuti di luce. Questo naturalmente è un programma personalizzato. Alba alle 6:57 attualmente e alle 16:32 il tramonto, quindi 9 ore e 35. Arriveremo fra 45 giorni a 12 ore e mezzo. Con 12 ore e mezzo sicuramente i canarini avvertiranno, come dire, la necessità di riprodursi. Perlomeno questa è l'esperienza che io ormai ho fatto da anni e funziona. Sicuramente la luce la farà da padrona,
ma sicuramente anche l'alimentazione sarà molto d'aiuto per un buon risultato naturalmente. Quindi arricchiamo l'alimentazione, cominciamo a mettere, perlomeno io faccio così, metto semi germogliati, comincio a fare il misto di couscous, couscous piselli, pastoncino secco e uovo sodo. Mi raccomando, trituro tutto quanto, anche il guscio dell'uovo sodo, oltre a aver aggiunto appunto i sali minerali, così come dicevamo la scorsa volta, all'interno sia del pastone ma anche del grit. Insomma, sono tutti piccoli, come dire, piccoli aneddoti che portano in qualche modo a un buon risultato. Ah, vi siete accorti che dovete fare un po' di silenzio stamattina, eh? Bene ragazzi, allora vi ho portato, insomma, anche oggi vi ho portato quella che è la mia esperienza. Spero di esservi sempre d'aiuto. Naturalmente saluti da lei, che quest'anno metteremo in riproduzione. E non dimenticate di contattarmi per il calendario. Di contattarmi per il calendario per portare avanti appunto i nostri obiettivi. Buona domenica a tutti e ci si vede. Contattatemi. Ciao!